Pedangelo, è un dovere essere qui quest'oggi a Porto di Baia per dare l'ultimo ideale saluto per l'amico Giulio. Sì, è il minimo, perché per noi Giulio, da parte mia proprio personale, vedendo un uomo come lui da giovane, con tante altre situazioni fuori mano di vita, lo vedevamo qua a Baia, proprio nel porticciolo qua di fronte a noi, dove lui si metteva e faceva delle serie, 100 serie, cose che sinceramente faceva capire che già era una persona con una testa diversa da quella che eravamo noi. Giulio, al di là delle sue vittorie, che ha lasciato segno quasi per tutto il mondo, perché in Argentina, una delle gare più belle del mondo, ha lasciato il segno. Si ricordano ancora i tassisti di Giulio Travaglio quando ci dicono: ma siete italiani? Giulio Travaglio? E noi sì, Giulio Travaglio. Era solare, era spettacolare, forse come ognuno di noi aveva qualche difetto. Però sinceramente era davvero una bravissima persona, e poi l'ha dimostrato facendo lo sport a un certo livello, eppure poi dopo l'attività agonistica che ha finito si è sempre dimostrato una persona all'altezza della situazione. Peppe, lui Giulio, 5 volte campione della Caprinapoli, tuo fratello argento alle Olimpiadi di Montreal del 76, effettivamente o le acque di Baia hanno qualcosa di importante, oppure ecco, due grandi campioni che sono partiti stando proprio qui sul porto di Baia? Sì, no, ma c'era una grossa leva qua a Baia di nuotatori. Logicamente Giulio nel suo mondo di nuoto a acque libere, che era eccezionale, mio fratello nella palla a nuoto, anzi prima nel nuoto, poi nella palla a nuoto, ma poi ci stavamo pure parecchi di noi che stavamo all'altezza di situazione, però giustamente era una leva che poi forse Baia ha avuto un cambiamento e non c'è stato più un rinnovo di persone all'altezza della situazione, a livello sportivo proprio. Come annunciato dal sindaco della regione, per Travaglio si lavorerà per intitolargli qualcosa, mentre qui sul porto di Baia è già praticamente quasi ufficiale il fatto che sul molo uno slargo, un piazzale, verrà intitolato a tuo fratello Enzo. Ma io mi auguro che il comune, gli addetti ai lavori, riescono a poter fare una cosa magari per i primi di settembre, per poter effettuare proprio questa dedica di questo largo Enzo D'Angelo, e dove poi Giulio vorrebbero fare qualche cosa pure per Giulio, così magari sarebbe una cosa bellissima farle in contemporaneamente l'evento, logicamente organizzando qualche cosa di pallanuoto e una garetta di nuoto di fondo, dove giustamente ci aspettiamo persone che vengano proprio a salutare a Giulio nelle nostre acque. E poi in modo migliore, al di là dell'intitolazione di piazze o di strade, poi praticare lo sport è il modo migliore per ricordare questi due campioni. Eh sì, sì, guarda, io sto sempre nell'ambito delle piscine, diciamo sempre le cose che i ragazzi giustamente devono cercare in modo di fare un'attività, qualsiasi disciplina, ma li devono fare l'attività allo sport, perché lo sport sicuramente aiuta a crescere moltissimo, e si è visto in questi due campioni.